ovviamente c'è un entusiasmo, ma uno scetticismo dietro. Innanzitutto la stagione teatrale è finita, cioè nel senso che noi di regola tutti gli abbonati, tutte le persone che avevano un programma a fine aprile, primi di maggio in Italia si finisce la stagione. Non sappiamo in che modo, perché per esempio come artisti il cinema e la TV che ha sospeso diverse serie televisive, diverse cose che dovevano cominciare, lavori che dovevano cominciare, non c'erano i presupposti per quanto riguarda l'emergenza Covid, in quanto rientrava nel contratto nazionale come infortunio sul lavoro. E allora tutte le assicurazioni prendevano le distanze nel poter. Poi dopo è stata improvvisamente cambiata, per fortuna, quindi a discrezione della persona che lo porta. Però, come potrà immaginare, un protagonista, un ruolo importante, se dovesse ammalarsi, si ferma tutto il set, insostituibile. Come può riprendere questo settore adesso? Guarda, ricordo che sono reduce da 2 anni e mezzo di trionfi, non grazie a me, grazie a uno staff, la Pivetti, sempre pieni i teatri d'Italia, dagli 800 ai 1300 posti, eppure in crisi il settore. Allora immaginiamoci un teatro di 1000 posti, come si fa a tenere una distanza sociale quando è già in perdita rispetto agli incassi normali? Perché è molto burocraticizzato. Cioè, il teatro è in crisi, non si salvano 5 compagnie, bisogna salvarne 500, 2000. Hanno fatto un miracolo a giugno, ma dove andiamo a giugno? Con queste, se c'è una distanza sociale, perché noi dovremmo essere diversi da un tavolino del ristorante? Dove al momento la critica più accesa è quella di tenere 2-3 metri, 4 metri di distanza. Come lo fai a tenere in platea 4 metri di distanza con quello a fianco? Dimezziamo i posti, eravamo già in crisi col Pienone. Quindi non sono scettico, ma ho i miei sospetti, insomma. Diciamo il sorriso te lo regalo a questo premio che riceverai in Spagna tra poche settimane ed è in un momento di crisi, credo che sia un inno alla speranza per te e per il tuo mondo. Sì, è stato, ripeto, io poi sui premi, come diceva Houston, me lo disse il figlio, sono volgari. Però poi quando vide Humphrey Bogart di ritirare l'Oscar non aveva quell'espressione così scocciata. Quindi fanno piacere, però tutto sommato non ci aiutano in questo momento. A me personalmente mi danno un incoraggiamento, mi fa ridere che l'Italia, la Spagna premia l'Italia e sono le due nazioni che sono state un po' messe da parte dagli europei.